un sistema informativo malattierale della Regione Puglia, le azioni concrete della Giunta Vendola. Se ne è parlato allo Sheraton Hotel, venerdì 28 settembre 2012. Il sistema sanitario regionale riconosce in Puglia oltre 21.700 esenti per malattia rara. Questo genere di affezione, nella maggior parte dei casi, induce invalidità permanente e grave. A ciò si aggiunge anche la fragilità legata alla necessità di interventi di cura singolari, particolareggiati non solo sul piano sanitario, ma anche dal punto di vista dell'integrazione sociale, scolastica e lavorativa, al fine di contenere emarginazione dalla collettività. Nei confronti di tutto ciò, uno Stato civile non può rimanere indifferente. Discusse nel convegno le azioni concrete messe in atto da tutti gli attori, giunta regionale, medici, ricercatori, associazioni e cittadini. Nel video l'intervista alla dottoressa Giuseppina Annichiarico, la dottoressa Raffaella Restano, il dottor Carlo Sabà, il professor Calamo Specchia e la dottoressa Malerba. In Puglia, novità normative e formazione alla presa in carico dei bambini e delle persone con malattia rara. La sfida arriva dall'Europa? Sì, la sfida arriva dall'Europa, però la Puglia vuole essere competitiva rispetto all'Europa, cioè le strategie che si stanno mettendo a punto fanno sì che grazie anche alla nostra regione l'Italia possa proporre all'Europa un modello assistenziale che è fatto di integrazione tra ospedale e territorio, perché mentre in tutti gli altri stati europei, lì dove esiste, diciamo che l'Italia da questo punto di vista è molto avanti, ma lì dove esistono dei registri, esistono modelli di gestione verticale, no? Utilizziamo noi questo termine, che significa che a occuparsi degli ammalati sono solo gli ospedali. Invece l'Italia vuole proporre una gestione che mira all'integrazione, alla relazione, alla comunicazione tra il centro ospedaliero, il centro di competenza che si occupa di quella malattia, e il distretto sociosanitario, che è il posto in cui deve continuare a vivere il bambino, la persona con malattia rara, perché l'obiettivo del coordinamento malattie rare è quello di promuovere il cambiamento, cioè di migliorare la qualità di vita delle persone. Quello è l'obiettivo che ci eravamo prefissi al nostro insediamento a marzo 2010 e che continuiamo ad avere. Dottoressa, il programma Orchidea. Sì, beh, il programma Orchidea è... Io sono molto felice di questa idea, perché intanto si chiama programma perché dalla progettualità siamo giunti a delle attività più stanziali, no? Perché si è accertato della necessità da parte dell'istituzione pubblica ad occuparsi di questi malati che sono veramente gravi. Qui non parliamo di patologie intercorrenti, qui parliamo di patologie probabilmente di cui la persona non guarirà mai. Bene, il programma Orchidea contiene delle strategie di alleanza tra la parte assistenziale, cioè gli ospedali e chi cura gli ammalati, anche molto bene, con le nostre università e con i medici e i pediatri di famiglia. Questa integrazione delle idee, delle relazioni consentono alla Puglia di salire su una piattaforma di relazioni con l'Europa intera, perché il nostro obiettivo è di fare quello che abbiamo fatto per l'assistenza. Per l'assistenza abbiamo individuato i nodi della rete, cioè chi sono gli operatori che in Puglia dall'ospedale al distretto si occupano di malattie rare. Abbiamo allestito un software, un sistema informativo che lo sostiene. La stessa cosa intendiamo fare nel programma, nella ricerca. Intendiamo identificare i luoghi che nelle università pugliesi si occupano, gli scienziati, i giovani ricercatori che si occupano di queste patologie, metterle in rete e farle entrare in network internazionali. Poi un altro modulo del programma Orchidea prevede la promozione alla presa in carico, cioè noi faremo formazione, faremo cultura, creando all'interno dei distretti sociosanitari una task force fatta del medico, dell'infermiere,
partire dal farmacista, dal riabilitatore, dall'operatore sociosanitario. Penso che non mi sfugga forse quasi niente, ma promuovere una buona comunicazione, dire che cosa sono le malattie rare, identificare in un distretto sociosanitario un gruppo di persone che il cittadino trova a portata di mano, questo consentirà ovviamente di ridurre veramente al minimo possibile i viaggi anche presso l'ospedale, presso o addirittura fuori regione. Dottoressa, lei nella sua relazione ha parlato di autonomia possibile che deve promuovere il medico e la famiglia. Cosa vuol dire? Significa che c'è un livello di autonomia che non è legato alle abilità fisiche, quelle possono anche non esserci, ma è legato alla possibilità di gestire la propria vita e di raggiungere obiettivi, comunque di raggiungere i propri sogni, pur in presenza di una dipendenza fisica. Però questo elemento non si acquisisce così spontaneamente, non c'è un corso per poterlo acquisire, ma si acquisisce grazie agli stimoli positivi che si ricevono in famiglia e che si ricevono anche da una condivisione, da un accompagnamento da parte del medico o del personale sanitario con cui ci si relaziona. I fattori che bloccano l'autonomia? I fattori che bloccano l'autonomia sono l'iperprotezione, l'ansia e a volte per eccesso di amore, io credo che si sbagli. Quando proteggiamo troppo i figli nel tentativo di evitare che a loro accada qualcosa, non gli consentiamo di confrontarsi con le difficoltà e di imparare a superarle. Quindi questo diventa un elemento di blocco che non consente l'acquisizione dell'autonomia possibile. L'ansia che noi proviamo rispetto a queste cose ci porta a far sì che i figli debbano più accettare di sedare i nostri timori, no? Piuttosto che di agire per raggiungere i propri sogni e i nostri timori non li aiutano. E quali le condizioni di successo? Le condizioni di successo invece sono un'accettazione piena intanto della patologia, perché un altro degli elementi che bloccano è il rifiuto e quindi un'accettazione piena e il tentativo di chiedersi che cosa posso fare perché lui stia meglio, non perché io possa stare meglio, ma perché mio figlio con una patologia o il mio paziente con una patologia possa stare meglio. Grazie dottoressa. Professore, parliamo del centro sovraaziendale per le malattie rare. Sì, è un centro che è stato istituito nel 2009 per costruire un anello di raccordo tra i bisogni dei pazienti e le possibilità di rispondere ai loro bisogni. Cioè, di fatto è un organismo tecnico composto da medici, biologi, genetisti, internisti che devono accogliere le richieste dei pazienti e smistarle verso i centri di eccellenza. Con la metafora su Dante ci è parso di capire che in questo momento la parte amministrativa è carente e in forte ritardo? Voleva essere solo uno stimolo alla parte amministrativa e politica, perché purtroppo il problema non riguarda solo le malattie rare, spesso i politici guardano sempre più avanti e dimenticano i motivi per cui devono fare i politici. Però la polemica finisce qui e la mia metafora è uno stimolo a che si occupino dei problemi dei pazienti. Va bene, grazie. Esperto di comunicazione, che cos'è la comunicazione profonda in sanità? Esperto non lo so, insomma, me ne occupo molto. Comunicazione profonda in sanità vuol dire considerare la comunicazione non solo un trasferimento di informazioni, ma l'apertura di una relazione profonda con chi ci sta di fronte. Quindi il punto è non lavorare sui dati, ma lavorare sul lato, diciamo, umano dell'essere presente nei confronti dell'altro. La radice della comunicazione. Beh, la radice della comunicazione è appunto questa, cioè è la consapevolezza che io sono un essere umano di fronte a un altro essere umano e che questa persona che mi è di fronte ha non solo la necessità ma il diritto di essere considerata nella sua interezza. Quindi insomma, la comunicazione con uno slogan è passare dall'io al noi. Allora, se c'è qualcuno di fronte a me e io apro una relazione profonda con lui, significa che faccio tutto quello che è possibile perché le nostre voci non siano più due ma una sola. Si è parlato di percezione, la percezione ha il primo posto all'informazione, cosa vogliamo dire con questo?
Voglio dire, io ho fatto l'esempio mentre così nel mio intervento, voglio dire che se bastasse semplicemente la logica per cambiare gli atteggiamenti delle persone, allora nessuno dovrebbe fumare, perché logicamente si sa che fumare fa male, lo sanno tutti. E invece le persone fumano. Fumano perché, in parte, voglio dire, grazie a Dio anche, le decisioni non arrivano solo sulla scorta della logica, ma anche sulla scorta dell'aspetto percettivo, esperienziale, complessivo. Quindi se io voglio comunicare bene non devo solamente trasmettere logica, devo anche lavorare sul piano percettivo. Questa è l'idea. Lei ha scritto un libro, se non sbaglio, come... Ho scritto un libro che si intitola appunto Comunicazione profonda in verità, in sanità, senso, verità e desiderio, che secondo me sono le tre parole chiave della comunicazione profonda. Va bene, grazie. Dottoressa, si è parlato di CIR, lo vogliamo spiegare? Sì, il CIR è un acronimo, è stato definito all'interno del decreto ministeriale 279 che ha istituito la rete delle malattie rare. CIR sta per Centro Interregionale di Riferimento. Sono dei centri ad alta specialità capaci, diciamo, di prendere in carico pazienti con determinate malattie, e si chiamano interregionali perché in qualche modo sono accreditati in una rete nazionale. Quindi a livello nazionale è possibile sapere dove rivolgersi in Puglia quando si ha il sospetto di una malattia rara. E il CIR è quello che tipicamente, però ora anche i presidi, diagnostica, emette un certificato di diagnosi di malattia rara. Quindi dove bisogna rivolgersi in ultima istanza per fare tutti gli approfondimenti diagnostici per avere un certificato di malattia rara. Grazie, dottoressa.